Ciao a tutti e bentornati ad un nuovo episodio di Chitarra Mauro Giuliani. Oggi vediamo insieme 5 consigli su come preservare la nostra chitarra classica dall'eccessiva umidità. Per prima cosa dobbiamo munirci di un igrometro, di cui esistono vari modelli e marche che differiscono sostanzialmente per il modo con cui riescono a rilevare l'umidità che c'è nell'aria. I più diffusi sono quelli a capello, che sfruttano la capacità dei capelli di allungarsi ed accorciarsi in base all'umidità dell'aria. Molto simili sono quelli a spira metallica, stesso identico meccanismo, solo che al posto dei capelli sfruttano la capacità di espansione e contrazione di una sottilissima lamina di rame. Un'altra tipologia di igrometri, sicuramente la più affidabile, è quella a bulbo umido, anche se poco diffusa perché non è così immediata la lettura, dato che bisogna consultare un diagramma e mettere a confronto le due temperature rilevate dai due termometri, uno dei quali ha il bulbo a contatto con una pezza umida. In pratica sfruttano l'abbassamento della temperatura causato dall'evaporazione naturale dell'acqua. Poi ci sono gli igrometri digitali, decisamente più pratici e compatti, ma ovviamente hanno bisogno di una fonte energetica per funzionare. Ci sono anche dei sistemi digitali molto interessanti da lasciare dentro la custodia, che sono collegati ad un'applicazione scaricabile su smartphone che avvisa con una notifica ad ogni cambio di umidità. Il secondo consiglio è quello di controllare quando l'igrometro supera la soglia del 55% di umidità relativa. Vuol dire che l'aria sta cominciando a diventare umida. Fino al 55% si è ancora in una condizione normale, ma oltre il 55% le particelle d'acqua presenti nell'aria e quindi anche nelle cavità del legno della nostra chitarra, che è un materiale molto poroso, passano dal processo di imbibizione al processo di saturazione, collegandosi rapidamente alle pareti cellulari del legno, provocando una graduale espansione, un aumento del suo volume, che esattamente come una spugna, oltre che farne aumentare il volume, ne aumenta anche il peso specifico. Il terzo consiglio, non appena si supera la soglia del 55% di umidità relativa, è quello di controllare a occhio eventuali deformazioni e rigonfiamenti ed in particolare l'aumento della bombatura del fondo. Ma perché proprio la bombatura del fondo? Per capire questo aspetto devo fare una breve premessa. La dilatazione di qualsiasi specie legnosa differisce moltissimo se viene misurata lungo la vena o attraverso la vena. Per darvi l'idea, se noi prendessimo una tavoletta di qualsiasi legno, più o meno delle dimensioni del fondo della nostra chitarra, e la lasciassimo dilatare in ambiente umido, ci renderemmo conto che l'allungamento assiale lungo le venature sarebbe quasi impercettibile, solo di qualche decimo di millimetro, mentre l'allungamento radiale, cioè attraverso le venature, sarebbe molto maggiore e addirittura, se l'umidità arrivasse al punto di saturazione, circa il 95% di umidità, potrebbe allungarsi anche di 5 o 6 mm nella sua larghezza. Chiaramente più è larga la tavoletta e maggiore sarà l'espansione, ed è per questo che le chitarre sono molto più sensibili all'umidità rispetto ai violini. Se questa tavoletta, come nel caso della nostra chitarra, è vincolata alle fasce tramite l'incollaggio, all'aumentare dell'umidità ci sarà un graduale e inevitabile aumento della bombatura trasversale del fondo. Sulla tavola armonica questo rigonfiamento è meno visibile per via del ponticello che la irrigidisce trasversalmente e per via della deformazione a S provocata dalla trazione delle corde e dal movimento torcente del ponte. Il quarto consiglio per capire se la nostra chitarra sta subendo un'eccessiva umidità è usare le orecchie, ascoltare il suono. L'assorbimento dell'umidità peggiora le caratteristiche acustiche dello strumento, rendendone il suono meno brillante e addirittura in certi casi attutito, come se avessimo delle corde vecchie. Questo dipende dal fatto che la velocità del suono nel legno lungo le venature, cioè in senso assiale, raggiunge anche i 5600-5800 metri al secondo, ma cala drasticamente in presenza di forte umidità. Il quinto e ultimo consiglio è quello di combattere questa eccessiva umidità, eliminare vapore acqueo dall'aria ed abbassare l'umidità del legno. È opportuno farlo prima che la situazione degeneri e l'umidità faccia rinvenire le colle utilizzate durante la costruzione, dato che un'eccessiva e prolungata umidità può portare anche allo scollamento di alcune parti, primo fra tutti il ponticello. Ci sono fondamentalmente due sistemi da poter utilizzare. Il primo è l'utilizzo di un deumidificatore.
un semplice elettrodomestico che ha il compito di ridurre l'umidità dell'aria circoscritta in una stanza o in un appartamento. Oppure un altro sistema molto più pratico e comunque abbastanza efficace è quello di mettere all'interno della nostra custodia qualche bustina disidratante. Sono sacchetti riempiti di silice in gel, che è un sale particolare con una capacità igroscopica maggiore rispetto a quella del legno e che quindi assorbe prima l'umidità. Basterà metterli all'interno della custodia per garantire un buon equilibrio in modo che il legno sia preservato. Bene, spero che questi consigli possano esservi utili. Se avete delle domande, non esitate a farlo tramite i commenti. Se non lo avete ancora fatto, iscrivetevi al canale e non perdetevi il prossimo episodio, dove vi daremo altri 5 consigli su come riconoscere e preservare i danni che un clima eccessivamente secco può fare alla nostra chitarra. A presto!